che può dare in qualche fastidio, ma provate a girare quel tovaglio, che con gente di sono bianco. Quello che dice lei è la stessa cosa che pensavo noi, soltanto che a livello di regolamentazione proprio regionale e nell'installazione di impianti solari termici, parabole e fotovoltaico, si rientra nella manutenzione ordinaria, che non prevede la famosa DIA, che poi alcuni comuni ancora la chiedono. Il nostro comune ha ricevuto tutte le vie. Addirittura noi, la Regione Lazio, Marrazzo, ha creato per impianti fino a 20 kW, se non ci sono vincoli paesaggistici, quindi l'impianto non è sottoposto. Comunque, per fuori domanda, noi abbiamo preteso da tutti quanti le vie. Ma la via però è finita anche nel vincolo, il vantaggio è che noi potremmo, voi se ad esempio, se la signora Rossi ha il vincolo paesaggistico, ha presentato comunque la via ma non ha chiesto nulla all'osta paesaggistico, a noi ce lo chiedono. Farete una roba standard, direte dove si può fare. Quindi voi avete bypassato però, diciamo, avete capito che... No, tutti gli immobili vincolati. No. Quindi per esempio noi per scelta abbiamo deciso di non mettere pannelli fotovoltaici sul monastero di San Pietro in Amosa, non mettiamo pannelli fotovoltaici, pur avendo in atto un intervento di recupero. Diciamo che un girasole in mezzo lontano. Sì, anche poi a fine vincoli si parla, ma tanto alla fine tutto è, perché noi è tutto paesaggistico, cioè. Ci sono città che promuovono l'energia fotovoltaica, poi sono le stesse città che promuovono l'energia, rientrano nel piano regolatore e il vincolo paesaggistico ce l'hanno da tutte le parti. Quindi è inutile promuovere un'iniziativa fotovoltaica se sai che nel comune hai il vincolo. Sì, ma allora il vincolo paesaggistico deve essere assolutamente motivato, no? Perché altrimenti non mi può dire non mi piace, perché non mi piace, non esiste. Perché a me piace. Infatti, è questo che avrei voluto sentire dire, nel senso che... Ma figurati, te, non è un sovrintendente. No, sicuramente il comune deve fare una scelta, deve dire... qui è una cosa che può essere invasiva, qui non lo è, finito. Secondo me l'arbitro non è invasivo sono talmente anche No, era una domanda perché giustamente so che alcuni paesi. Ma per andare a terra non si possono fare se non c'è un profilo, come ti piace cominciare una cosa, mi sembra sul Colosseo. No, vabbè, il Papa l'ha fatto lì sul suo sì, a no, ma è bello quello che ha fatto, solo l'avete visto. Ha fatto tutto l'auditorio e l'ha coperto tutto. 100 kW di installazione sulla Word, sono gli stessi moduli che utilizziamo per l'installazione, la stessa... sì, però, nel senso, comunque, ecco, basta, ecco, se uno capisce il problema, la soluzione la trova. Se uno vuole mettere i bastoni tra le ruote, è normale che... Tanto per dire qualcosa di un po' più... supponiamo che noi riscontriamo qualche dubbio nei referenti del comune con cui possiamo tranquillamente dirgli che possono interpellarvi per chiarimenti o contagoce. Col contagoce, certo, senza darvi assedio. No, ce l'abbiamo ricevuto. Sì, no, immagino. Incontrato tantissime persone da Bari. Diciamo che nei bassi, diciamo nel sud è molto più, addirittura anche gli istituti di credito finanziano a meno anni, perché sanno che comunque lì esempio più di 10 anni o 12 anni non danno finanziamenti, perché sanno che comunque l'incentivo è, se guardate un istituto di Lecce ad esempio, per chiedere un finanziamento a un privato non gli fa l'ammortamento fino a 15 anni come noi, fino a 15 anni per i privati. Poi beh, in quei casi particolari come la GS penso con finanziamenti a 20 anni, perché giustamente uno per entrare in un investimento così ampio per 20 anni. Però lì hanno capito proprio che c'è anche una difficoltà di, anche di, delle banche, si parla di piazza, e lì è più rischioso fare l'impianto a Bari. Ma sono degli scemi, non so io perché. Ecco. Sono degli, ma veramente uno che ragiona con un cretino, ecco. Non perché ho detto che penso di figlio di altri, non è un mio pensiero. No, dico perché. Perché? La forma di garanzia è il contratto con GSE, che dura 20 anni. E io devo andare là, se chiedo a uno di pagarmi di più, devo chiedere a lui le garanzie. Certo. Per cui se io ho quello come garanzia, devo fare un finanziamento a 20 anni. E questa cosa qui è così, non può essere diversamente che a 20 anni. Perché siccome il conto energia copre quasi completamente il costo dell'impianto, quasi completamente la vendita dell'energia, io devo farlo uguale alla stessa durata, perché se non mi torna quel conto devo andare a chiedere garanzie a qualcun altro. Ma loro fanno un calcolo della produttività, loro dicono. Ma veramente fanno calcolo che non li competono, si preoccupano delle garanzie, non del resto. Sono calcoli preventivi che sicuramente avranno. Ma non ha senso, cioè quello di anche in 10 anni che per quella ci vuole dare prima. Ma io devo avere la forma di garanzia che è la fatturazione del GSE, che è quella che è la più stabile di tutte, finito, il contatto con lo Stato non boccia sostanzialmente, no? Certo. Ecco, se io non faccio la stessa durata, non mi tornano più i conti perché non finisce mai. Infatti le banche che hanno finanziamenti a più breve tempo chiedono sempre le garanzie al privato, perché è evidente che il privato deve integrare, no?
E se invece fossero un po' più intelligenti e non dassero il tempo, ci guadagnerebbero di più. E prospettando una copia, il vostro progetto replicato nella nostra città, che sarebbe per noi anche nel nostro comune, come pensate che quale sarebbe la strada da poter prendere? Capisco che lei mi ha detto che sicuramente, ecco, basta che c'è la volontà del comune, però eventualmente io penso che voi avete creato ad hoc un iter da seguire, nel senso, senza andare a rischiare di poter sbattere la testa, ci sarà la possibilità di poter interagire, certo, per vedere insieme a voi, cioè di fare lo stesso vostro progetto, forse noi potrebbe venire un, no, sicuramente, perché se dico potrebbe, a livello di incentivo, essendo remunerato, quindi noi come potremmo addirittura, cioè noi come potremmo giustificare, visto che avete detto alla GS, voi fate gli impianti, voi non ci dovete guadagnare nulla, giusto? Nel senso, alla fine, quindi in questo caso per noi cambia la situazione. Non ci guadagna nulla, ma un fondo garanzie, nel senso che tutto quanto, oltre allo sconto del 50%, rimangono dei soldi qui, che vanno a finire in un fondo, alla fine, perché sai, c'è sempre il rischio che qualcuno non paga, no? Il fondo, alla fine del periodo, loro lo distribuiranno, ma nel frattempo sono garantiti. Cioè, ecco, questo non ho capito, Presidente, forse... ma fatevi i conti, ragazzi, fatevi un po' di conti, prendete il conto energia, facilissimo. No, sul conto energia siamo perfettamente d'accordo su quello, però nel senso, sicuramente, voi avete detto che la GS rimarrà... Potete fare un conto del 50 alle famiglie, fate 40, sì, ecco, ma questo sconto come lo proponete alle famiglie? Cioè, questo sconto come l'avete proposto? Cioè, quindi c'è anche un altro rapporto tra cittadino e la GS? Certo. Quindi una... il contatore non è intestato dal cittadino. Al cittadino, però come fate a non c'è? La metà della bolletta che ci paga l'affitto dell'impianto. Paga l'affitto dell'impianto? Paga esattamente la metà del conto della bolletta. Che in realtà è, pagava 1000 euro l'anno, pagherà 500 euro l'anno. Quindi lui paga 500 euro. Però sotto forma di che rapporto l'avete messo con la cittadina? Un contratto, diciamo, privato, quindi no? Quindi avete fatto... tra la DS e privato, che è una sorta di contratto di vita. E quello lì invece lo era per l'idea originale, ma quello non c'era proprio nessuno. Beh, anche se ci sono delle aziende che giocano, che hanno creato. Non c'è nessuno. Da noi, se mi riprendi, mi mandano sicuramente in galera, ma non nel senso che quello dico, le aziende del posto, nel senso. Noi da noi hanno creato, così faccio capire, da noi ci sono delle aziende, da noi, giù c'è un'azienda di Roma che per vendere, che loro propongono di vendere, invece noi ci proviamo di divulgare. Io specifico perché è importante divulgare che vendere. E per vendere più impianti fotovoltaici, sì, è la stessa cosa, però c'è un presupposto diverso. Uno quanti idee, l'altro quanti pezzi fermo. Loro dicono al cliente privato, mi dai 4.000 euro, mi paghi solo 4.000 euro di un kilowatt, dicono scontato, e ti faccio l'impianto gratis. Però fanno lo stesso discorso, si prendono l'incentivo per 20 anni. Io sono sicuro che se lei abitasse a Roma avrebbe fatto già una mega querela. Però lì siamo talmente ancora indietro, che 4.000 euro al privato, la società che ti fa l'installazione si prende per 20 anni l'incentivo, giustamente ti azzerano il costo della bolletta e loro prendono i 4.000 euro subito dal privato. Quindi come se gli avessero preso 8 anni di bolletta. Sì, ma non viene privato, lo fa fatto. E vengono realizzati impianti a Roma. Ho capito, ma se a Roma ci sono i romani, che ne so io, non voglio esagerare, ma... io ho dato un assist, se volevo che facessi una frase... Io non lo farei mai, perché non ha mica senso, perché devo dare i soldi a uno per fare un impianto, non ci penso nemmeno. A Roma lo faccio. Con la GS avete creato un rapporto tra voi e il cittadino come azienda, avete stabilito quindi... C'è proprio un contratto. Tanto consente al cittadino in qualsiasi momento di rispettarsi l'impianto, perché sai che uno vince all'otto, c'hai 15.000 euro, ce li ha, dice aspetta, a quanto punto qui gli interessi me li pago da solo, perché qui è un problema di interessi, i voti che pagare la banca, però sono riscatto l'impianto, perché partono con noi, quindi gli stiamo facendo l'impianto, ma loro ci hanno già detto che una volta che attivo ce lo pagano, semplicemente perché volevano togliersi dalle scatole la burocrazia, la parte burocratica, se loro non contratto poi non riuscire a che funziona, lo pagano chiuso. Tra l'altro lo pagano a prezzo che lo paghiamo noi, quindi comunque con un certo vantaggio rispetto al fatto che dovesse andare a fare da soli. Difatti anche il mio impianto ha intenzione più di pagarlo, però voglio ancora che voi pensiate all'assicurazione e alla manutenzione. Questo è il problema, tu lo paghi il doppio. No, ci metteremo d'accordo su quello. Ci metteremo d'accordo su quello. Il contratto è...